Buongiorno Davide. Buongiorno, buona domenica. Davide, cominciamo dalla stampa che titola così: il welfare dei pensionati vale 10 miliardi più del reddito di cittadinanza. 6 milioni di nonni sostengono figli e nipoti. Non c'è alcun dubbio che sia così, così come non c'è dubbio che molte volte quando si è parlato di spesa pensionistica è stato giustamente fatto osservare che i trasferimenti verso persone anziane, quindi pensionati, poi diventano trasferimenti a favore dei nuclei familiari, delle famiglie che, nelle quali queste persone vivono. Non c'è dubbio, ma vorrei che ci si fermasse un attimo a capire che è un dato drammatico, non è un dato positivo. Cioè, ovviamente è positivo rispetto, diciamo, allo stato d'animo del nonno che favorisce la vita dei figli e dei nipoti, su questo non c'è alcun dubbio, ma dal punto di vista sociale è un dramma. Perché? Perché tutto il sistema di cosiddetto stato sociale, o come si chiama all'inglese welfare state, si basa sul principio esattamente opposto, cioè i giovani che aiutano i vecchi. Nell'economia contadina erano quelli che non potevano più lavorare perché zappare è pesante, allora i giovani avrebbero mantenuto e sfamato i vecchi. Nell'economia operaia della prima rivoluzione industriale, quelli che a un certo punto non potevano più andare a lavorare venivano mantenuti, e così via. Quando tu ribalti completamente la frittata, noi siamo esattamente in questa condizione, e cioè con un numero crescente di pensionati, come la più alta spesa pensionistica d'Europa, che è il continente nel quale c'è la più alta spesa pensionistica del mondo. Noi abbiamo la più alta spesa pensionistica d'Europa e una natalità in discesa. Quando tu hai famiglie mantenute dagli anziani, il dramma sociale è evidente, perché gli anziani muoiono prima dei giovani, che è anche una bellissima cosa, che chi abbia più anni vada all'altro mondo prima di chi ne ha di meno, è un fatto positivo, un fatto bello. Però questo significa che hai una bomba orologeria pazzesca, innescata, e di cui non solo non ti curi, ma addirittura qualche volta pensi che sia una cosa bella. Gli anziani aiutano i più giovani. Questa roba qui va cambiata, e va cambiata naturalmente con il lavoro e con l'impegno. Non può essere fatto dall'oggi al domani, ma non può essere vista come una meta di sicurezza. Davide, in un minuto andiamo a parlare, il Corriere della Sera apre con Conte che tenta il rilancio sull'IVA, di Pasquale Tridico che documenta a pagina 38 del Corriere il reddito di cittadinanza e quota 100. In pratica dice: ci sono state 139.000 domande per il reddito di cittadinanza, per quota 100, quindi il pensionamento anticipato, 100.000 domande in meno del previsto, 1 miliardo è stato risparmiato. Cioè significa che i diretti interessati non hanno seguito, almeno diciamo così, almeno 100.000 non hanno seguito la strada segnata. Il reddito di cittadinanza c'è un risparmio di 1 milione, lo prendono in 1 milione su 5 milioni di poveri che erano stati censiti dall'Istat, e il lavoro non se n'è creato. Pragmaticamente, senza questioni ideologiche, senza questioni di schieramento, queste sono due misure che costano, che non creano ricchezza e che sono fallite. Quando è che ne prendiamo atto? Adesso, parlando del Messaggero, dobbiamo andare a investigare. Certamente apre con il braccio di ferro sugli esuberi dell'Ilva, ma a investigare su quello che si dice in una pagina interna. Statali, blocco del turnover, 150.000 assunti e poi 450.000 entro la fine del 2022. È così, Davide? E così, si sblocca il turnover, 150.000 assunti ogni anno nella pubblica amministrazione, fino a un totale di 450 o 500.000 nuovi ingressi. Che bello, è giusto, finalmente, così avremo nuove occupazione. È un incubo, non è una possibilità, è un incubo, perché se tu prima non riformi il modo di funzionamento della pubblica amministrazione e anche gli scopi della pubblica amministrazione. Mi rendete conto che ogni tanto hai a che fare con pubblici uffici che ti domandano: lei è nato? Perché il certificato di nascita è questo, c'è la domanda: lei è veramente nato? Sì, sono effettivamente qui. E se non modifichi prima questo, se non fai prima la digitalizzazione, cosa che è scontata, io compro qualsiasi cosa in digitale. Mentre se devo prendere un certificato, c'è una macchinetta all'anagrafe di Roma che ti dà in digitale il numero dove andare a una fila molto analogica, e qualche volta ti dice torna fra 10 giorni, 15 giorni, un mese, una follia.
Se tu non fai prima questo e ci metti dentro altri 500.000 persone a fare quello che si faceva prima, tu non fai altro che perpetrare la cattiva amministrazione. Il tutto con un costo maggiore dei contribuenti, perché questa gente naturalmente verrà assunta e giustamente deve essere pagata. Ma sempre il modo di fare informazione è lo stesso. 500.000 nuovi assunti saranno una tragedia se prima non si riforma il modo in cui devono lavorare. La prima pagina di Repubblica titola così: Gualtieri, economia a rischio. Se facciamo tornare Salvini, il ministro del tesoro avvisa la maggioranza giallorossa e difende la manovra, dice ci farà ripartire. Poi nelle pagine interne, nelle cronache, a pagina 22, la nonna che insultava Mattarella, mi aveva contagiato il clima d'odio. Si chiama Elvira, è tra i 9 indagati per le offese social al capo dello Stato. Le dice: ho 68 anni, sono un'istintiva, ma ora vorrei chiedere scusa al presidente. Ora può darsi che queste parole gliele abbia suggerite l'avvocato, che secondo me è una, diciamo, un'ipotesi piuttosto alta, ma in ogni caso che gliele abbia suggerito, che siano spontanee, dimostra che, diciamo, in rete puoi trovare una signora di 68 anni che sta lì a berciare in maniera scomposta e anche ad offendere pesantemente, ma non è mica la sola. Cioè adesso ne hanno trovati questi 9 perché il loro oggetto d'odio era il Presidente della Repubblica, peraltro su una pagina nella quale aveva non solo totalmente ragione, questa è una mia opinione, ma lascia il tempo che trova, applicava alla lettera la Costituzione italiana, cioè la formazione del Conte 1 e la scelta dei ministri, che per la Costituzione italiana da sempre, dal 1 gennaio del 1948, è una prerogativa del Presidente della Repubblica. Molti non lo sapevano, molti non sanno che in passato diverse volte i Presidenti della Repubblica rifiutarono la nomina a questo o quel ministro, che la cosa si sia risaputa o meno. E quindi hanno pensato che il presidente Mattarella si fosse inventato questo sistema per decidere lui chi va al governo, cosa che dicevano come se fosse un insulto. Ignoranti, arroganti e per giunta volgari. La rete è strapiena di questa roba, quindi la nonna adesso, dopo essersi pentita, se lo ha fatto veramente, ci aiuta. Visto che passa il giorno al computer, stia a monitorare e cominci a dare lezioni a tanti nipotini suoi coetanei che hanno la stessa abitudine non particolarmente encomiabile. Torniamo sulla prima pagina della Repubblica. Bonafede, guai se il PD blocca la riforma della giustizia. Giustizia è un argomento molto caro a Davide Giacalone. Paese, perché non funziona la giustizia. Allora il tema, tanto lì vedrete che ne sentirete parlare tantissimo da qua al primo di gennaio, perché dall'anno prossimo, per una legge approvata dal governo Conte 1, il Parlamento durante il governo Conte 1, quindi maggioranza Movimento 5 Stelle Lega, è cancellata la prescrizione, cioè se arrivi al primo grado la sentenza interrompe per sempre la prescrizione. Significa che se ti hanno accusato di una cosa, di furto anziché di violenza carnale, e in primo grado ti hanno assolto, lei è innocente, è una disgrazia che non finisce mai, perché il processo a quel punto può durare tutta la vita. Mentre se non ti avessero né assolto né condannato, sarebbe andato comunque in prescrizione perché era passato del tempo. Una follia totale, una roba di un'inciviltà totale. Questa cosa ne sentirete parlare spesso. Perché? Perché dice Bonafede, il ministro della giustizia, abbiamo cancellato la prescrizione ma renderemo più veloci i processi. Sì, ma se rendi più veloci i processi, allora che l'hai cancellata a fare la prescrizione? Su questo naturalmente esistono opinioni diverse all'interno del governo Conte 2, ne sentirete di tutti i colori. Andiamo adesso sulla prima pagina del Corriere della Sera. È all'ergastolo, esce e accoltella un uomo. Davide. Sì, ha ammazzato una guardia giurata e 3 carabinieri, se non ho letto male, e ha avuto un permesso prima. Su questa storia dei permessi per coloro i quali sono detenuti esiste ampia letteratura nel mondo, esiste anche filmografia statunitense. Ricordo un film con Robert De Niro molto bello, che faceva il, diciamo, quello che, il psicologo che doveva seguire se far uscire o meno i carcerati. E chiaramente ripugna la coscienza della ragionevole il fatto che uno che abbia ammazzato 4 persone possa avere un premio. Però questa è la legge e questa è la difficoltà enorme di chi fa il giudice di sorveglianza, che in questo caso certamente ha fallito, su questo non c'è alcun dubbio, però bisogna ricordare che la nostra Costituzione, le pene non devono essere mai esclusivamente afflittive ma rieducative, tutti devono avere una possibilità
questo signore l'ha sprecata e ha recato un danno anche a tutti gli altri come lui. Un titolo dal giornale: invasione senza fine, ci mancava soltanto il garante dei migranti. Il governo vuole creare un commissario ad hoc per tutelare i diritti dei clandestini. La rassegna stampa con Davide Giacalone termina qui. Davide, ti ritroveremo più tardi all'indignato speciale, quindi buona giornata. A più tardi, intanto.